non la soddisfaceva più. Teresa continuava a vivere nella masseria e la sua vita le sembrava sempre la stessa. Tornava dalla visita ai campi e si fermava alle arnie. Il contadino le annunciava che di lì a una settimana avrebbe fatto piazza pulita in qualche arnia, perché voleva procurare alla padrona una nuova qualità di miele. I favi delle api che avevano raccolto il polline dei fiori di melo erano riconoscibili, pallidi come il primo sole d'aprile. Ma tutto questo non la soddisfaceva più. Lei voleva vivere in città, magari in una grande città, dove poteva non salutare nessuno, perché nessuno la conosceva, senza frequentare funerali e matrimoni, cresime e celebrazioni, dove, se le piaceva, poteva avere un uomo, perché ce n'erano tanti, senza essere giudicata. Voleva essere libera di essere sola, per scegliere di non esserlo, in città, magari in una metropoli. Ecco la vera vita. Entità A, attraverso Corrado Piancastelli. Guardatevi intorno. Non fate più nulla di libero, dal mattino che vi alzate alla sera in cui andate a dormire. Ripercorrete tutti i gesti, tutte le cose che fate e che non dipendono più dal vostro libero arbitrio, ma sono condizionate dalle macchine, dalla produzione del mercato, da tutto ciò che chiamate il mondo della vita, in un crescendo continuo. Siete condizionati dal modo come vi vestite, dal modo come badate alla vostra igiene, dal modo come mangiate, da quello che non mangiate più, dalle trasformazioni del cibo, dalla maniera in cui impiegate il vostro tempo di lavoro, il vostro tempo libero, finanche dalla maniera come vi coricate, come dormite e da quel che sognate. Siete talmente diventati macchine che ove la tecnologia dovesse ancora sviluppare di più questo condizionamento, voi sareste totalmente persi, come lo sono tanti, completamente alienati dalla tecnologia del consumo delle cose e dall'assoluta mancanza di libertà anche nel reagire. Certo, questo è un rischio che diventerebbe finale soltanto con il passare di qualche secolo, ma noi abbiamo il dovere di pensare in tempo, perché la legge di Dio non si misura sul vostro orologio. E allora è venuto il tempo di dare più corpo e meno ipotesi al discorso dello spirito. È venuto il tempo di scuotere una determinata cultura per dare più corpo alla voce dello spirito, in contrapposizione alla voce della scienza e, con il progetto spiritico, rincatenare la scienza alla sua vocazione iniziale, quella destinata al bene dell'uomo. E se l'alienazione è totale, non c'è più il bene dell'uomo, ma c'è perdita dell'umanità. E dunque bisogna pur fare qualcosa dalla parte dell'uomo, cioè applicare in questo caso una volontà spirituale che ha deciso appunto di dare segni più tangibili. I segni tangibili non possono essere però antistorici. Non è il tempo in cui appaia il miracolo, è tempo in cui gli uomini riprendano la loro funzione dialettica intorno ai grandi temi. Ed ecco dunque il progetto di cui si parlava all'inizio. I grandi temi sono il ricollegare la coscienza individuale con il mondo della scienza, con la ricerca scientifica per quanto riguarda l'esistere dell'uomo. In questo senso il nostro programma è ben preciso. Domanda. A me sembra che il concetto che hai introdotto in questo periodo di irreversibilità dia una spinta a caratterizzare il nostro programma di lavoro in senso più operativo, più di confronto, più di coraggio di esporsi all'esterno.
mi rendo conto che con altre modalità, con le modalità più giuste che dici tu, cioè non antistoriche, noi dobbiamo impegnarci a uscire, a riaprire questo dibattito. Credo che questo sia il grande insegnamento che arriva questa sera, la stimolazione a fare ancora di più. Tu hai detto una volta che la dottrina oramai la conosciamo al 95%. Adesso è tempo di operare, di ricollegarci anche ad altri che stanno facendo le stesse riflessioni e gli stessi studi. Ma bisogna uscire allo scoperto. Ecco, è questo il senso della nuova stimolazione che ci dai questa sera? Entità A. Bisogna anche far presto, perché gli anni passano velocemente per voi tutti, ed io ora ho la possibilità di parlarvi. Dopo non avrò questa possibilità. Quindi bisogna che il seme sia messo ora nel terreno giusto. Ecco perché si reclama da parte vostra un impegno, del quale non dico che rendereste conto dopo la morte, perché io mi auguro che ce la metterete tutta, ma di cui sentite e sentirete la responsabilità anche dopo morti, per quello che avrete fatto e per quello che non avrete fatto. Non trastullatevi con le inutilità della terra. Se si individuano gli impegni, se una persona vede il fine, lo scopo di ciò che sta facendo, quella è la vita.